Per promuovere i negoziati di pace con i talebani, il premier britannico David Cameron è giunto questo sabato a sorpresa nella provincia afghana di Helmand, nel sud del paese dove sono dislocati i militari di Sua Maestà. La visita di Cameron, che ha incontrato a Kabul il presidente Karzai, segue di pochi giorni l'apertura di un ufficio dei talebani a Doha, nel Qatar. L'iniziativa, nata per favorire i colloqui, non ha ancora portato a negoziati concreti. Credo che i talebani stiano iniziando a capire che non possono giocare un ruolo nel futuro dell'Afghanistan attraverso le violenze, ma consegnando le armi e impegnandosi in un processo politico. Ma deve essere chiaro questo: il processo di pace appartiene agli afghani e deve essere condotto da loro. Sono quasi 8.000 i militari britannici ancora dispiegati in Afghanistan, dove la via della pace si preannuncia molto lunga. Solo pochi giorni fa un micidiale attacco nel cuore di Kabul, vicino al palazzo presidenziale, è costato la vita a 3 agenti delle forze di sicurezza.